Buon salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video di Gamers Earth. Io sono Kira e oggi, anche se sembra che sia da sola, in realtà c'è Maverick che poteva avere almeno la decenza di entrare. Potevi almeno entrare, no? Sì, lo so, hai ragione, hai ragione, hai ragione. Facciamo che entro nel mentre che c'è il video. Aspetta, entriamo in diretta. Devo ancora avviare il gioco, ma perché ero su Amazon a vedermi gli sconti del Black E ho Friday capito, cazzo, ma gioco. Cioè, che cazzo sei? Eccolo io? qua, Maverick, che ci ha avuto la decenza di venire. Ma stavo guardando gli Bastardo. sconti. Non mi Gli interessa. sconti. Dai, dai, No, facciamo, mi facciamo. interessa. Ci Oggi. sono, leggo dall'ultima pagina. Oggi siamo qui, come avete potuto capire, per vedere insieme la terza parte del fumetto della stagione 7, Ascensione. Siamo rimasti, se non ricordo male, di che era successo una miriade di cose. C'era Gibraltar col suo ex fidanzato, Lifeline con la sua famiglia, Path che sfortunatamente era in una situazione del piffero. Adesso vediamo come andrà avanti. Ma prima di cominciare, volevo ricordarvi di iscrivervi al canale perché ogni giorno portiamo un nuovo video alle 15 e che in descrizione sono i link di Telegram, Twitch e Discord se vi facesse piacere entrarvi. In più, volevo ricordarvi che mancano solamente 7 posti per entrare nel nostro club, nel secondo club, e quando saremo al completo ci sarà una bella notizia in realtà, vero Maverick? Perché praticamente uccideremo Kira tutti No, insieme. non questo. Ok, incominciamo. Capitolo 3, Amore Eterno. Sembra la famiglia perfetta, non è vero? Ma non lo è più. Più tardi Ajay mi ha spiegato cosa è successo. Fingiti felice, se non vuoi che ti tagli i fondi dei tuoi amichetti del corpo della frontiera e lasci morire di fame. Abbracciami. Che stronza, Madonna! Persino Revenant avrebbe la pelle d'oca, se avesse la pelle. Seguono 10 minuti di cattiveria pura. Perciò passiamo avanti. Presentarti in un posto come questo, conciata così. A parte il fatto che è Perché no? vestita benissimo. Cioè, è vestita benissimo. E poi, ma come cazzo sono fatti questi disegni? Ah, oh, non mi volete qui, lo so. Mi serve solo una batteria per un MRVN che ha circa un secolo. Class R. Ne ho donata una al museo la settimana scorsa. Ah, oh, quindi ce n'è una nell'ufficio. Perfetto, dimmi Nell'edificio. dov'è. Nell'edificio, edificio, è stessa cosa. Boh, prima le benge, gli sport sanguinari, ora le batterie. Ne ho abbastanza. Il tuo posto, picciotta, è qui. Non in giro per le terre straniere a darci la colpa di chissà cosa. Oh, vendevi armi entrambe le fazioni, lucravi sulla morte dei poveri innocenti. Silenzi, la gente ci guarda. Il mondo non gira sempre intorno a te, dannato egoista. Plup, non kaboom. No, Plup. no, aspetta, aspetta, no, no, hai ragione, plup, taglialo, non va bene. Spush. Spush. Ok. Mamma, papà, state... Sì, sto bene. Stiamo bene. Oh, vedo qualcosa oltre il fumo. È Pat? Che la festa abbia inizio. Sì, lo so, è triste, amigos. Non so che dire. Riposa in pace, Latina. Certo che sono sempre più bastardi, eh. Sono Sì, i sempre più disegni sono sempre più bastardi. brutti. No, a parte quello lì, gli altri sono belli, però sono sempre più bastardi, secondo me. A parte il fatto che non ci hanno fatto vedere neanche un attimo Gibraltar e l'ex fidanzato Nick, quindi quello lì Ma è continua. tanto. Ma che te fregati No, però, di... cioè, se ci pensi, la prima volta si vedeva Gibraltar con il suo Heirloom che voleva quasi come colpire Pathfinder e c'era lì Lifeline. Vero. Adesso Gibraltar nugè e sembra che non c'è. Nugget, anziché nugget, Esatto, nugget. e Octane dice addio, riposa in pace Latina, che vabbè, penso che dirà poi che è uno scherzo. Però, cioè, Invece. continua a permanere la situazione del primo, che cazzo è questo tizio che spunta così a cazzo, A benissimo. proposito di Gibby, io ho le missioni da fare con Gibby, quindi userò Gibby. Vabbè, ok. Cioè, qui è questo tizio che spunta così a caso, inoltre, mamma mia, Ma te ok. l'ho detto chi è, te l'ho detto chi è, E sai chi è? chi è? Chuck Norris. Ah, ecco, con i capelli viola. No, Non può farsi i capelli viola Chuck Norris? per carità, non è da Chuck Norris, ma si può fare i capelli viola.
Vabbè, rimetto la mia skin del Gibby vecchio, mi piace di più. E in più, cioè, Billy, ma che famiglia di merda, Jai, ok? Che lo dicevano che se n'era andata perché suo padre era uno stronzo collegato alla malavita. Collegato alla malavita, però, cioè, miseria santa, non... Fa così, veramente cagare. Così fa, è veramente uno stronzo, è diverso. Non è che fa cagare, è uno stronzo. Cioè, anche la madre che tu deve fare tutta la sembianza del oh, fai la brava, abbracciami, ti tolgo i fondi. Oh, ma vaffanculo. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto. Come al solito è sempre molto corto, ma alla fine... le missioni sono così. Speriamo che effettivamente mettano presto il ritorno delle missioni. Quindi già lo vedi. Sì, esatto, quindi non solo leggerle. E vi ricordo comunque di farmi sapere nei commenti cosa ne pensate voi. Secondo voi, senza fare spoiler ovviamente, chi può essere quella persona con i capelli viola che è spuntata? Perché giustamente vogliamo sapere anche la vostra opinione. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi! Wakata!